Stiamo parlando delle più grandi aziende della distribuzione organizzata, stiamo parlando di Esselunga, stiamo parlando di Carrefour, stiamo parlando di Auchan, stiamo parlando delle Coop. E dobbiamo rinnovare il contratto. Questo chiediamo a gran voce dalle piazze, chiediamo a gran voce i lavoratori che hanno scioperato oggi. Vogliamo arrivare a un contratto. 22 mesi senza un contratto non è ammissibile, soprattutto perché ci chiedono nel rinnovo del contratto di tagliare pezzi di salario, di tagliare dei diritti ormai acquisiti, e questo crediamo che sia inaccettabile. Se un minimo di ripresa c'è, deve essere evidenziata anche da un rinnovo di un contratto, e deve essere un buon contratto che generi salario, che generi migliori tutele per i lavoratori. Non dimentichiamoci che non è ancora stato risolto un problema molto grosso, che è quello della flessibilità del lavoro domenicale. Ormai tutti i centri commerciali aprono tutte le domeniche. Chiediamo inoltre che la normativa, una legge, si occupi delle festività. Vogliamo che i centri commerciali siano chiusi tutti in occasione delle grandi festività nazionali. Grande soddisfazione oggi per lo sciopero che nella grande distribuzione è stato estremamente frequentato. Stiamo parlando di dati che ci dicono che più del 50% dei lavoratori hanno scioperato. Chiediamo a Federdistribuzione di rivedere le proprie posizioni, in quanto i lavoratori si trovano in una situazione nella fase attuale dove i salari continuano a diminuire il potere d'acquisto, e Federdistribuzione vuole abbattere gli stessi salari e diminuire i diritti. Noi riteniamo tutto ciò inammissibile. Le persone che hanno partecipato oggi allo sciopero ci hanno a gran voce richiesto di riprendere le trattative, ma partendo da presupposti completamente diversi. A Bergamo si è data una grande dimostrazione di presenza, una grande dimostrazione di solidarietà. Questi lavoratori che avete visto in piazza Matteotti sono disponibili a riprendere ancora, se necessario, uno sciopero in data 19 dicembre. Noi ci auguriamo però di tornare a trattare ad un tavolo con posizioni completamente diverse e con una solidarietà maggiore.